Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Bella diretta, anche noi siamo... Guardate che non è sempre lo stesso maglione, eh. Ne ho tre uguali. Tre uguali, perché, ok. Perché la vita può sembrare... Ecco. Che... Cioè lui è un senza tetto, ma è una persona pulita. Che non mi lavo. Magari. Poi un'altra cosa per le persone cattive, che magari a posto di... guardare il contenuto del video, guardano la distanza, vedete, siamo senza mascherina ma abbiamo una certa distanza e poi in un certo senso siamo fratelli di cuore, di anima, perciò non c'è problema per la nostra legge. E allora Davide, oggi l'ho invitato qua, stiamo parlando di un sacco di progetti di utilità sociale. E, il bellissimo progetto che lui mi ha consigliato, io l'ho aiutato e poi si arrangerà lui, è quello di costruire le case per i cagnolini, ok? No, diciamo per gli animali. Io sono partito dal progetto terreno, piccola struttura, magazzino dove io sarò sempre presente. Benissimo, ecco un'altra cosa importante che volevo dire, ma ho già accennato ad alcune persone che fanno parte di gruppi e associazioni, ok? All'interno di Facebook, ma anche all'interno di altri social. Abbiamo già intenzione da tempo di avere tutto per noi, ok? Associati di Namaste International Community, qualcosa di nostro, ok? Perché fino ad oggi veramente delle bravissime persone ci hanno dato in comodato d'uso spazi di agriturismo, a Progetto 21 di Trezzo, qualcuno si è offerto, anzi un altro spazio che abbiamo a Mugio, eccetera eccetera. Però in realtà servirebbe un bel terreno agricolo grande dove noi all'interno, grande, anche 10.000 metri quadri, 5.000. Sviluppiamo tutte le iniziative. Benissimo, veramente perché qualcosa poi, di nostro. Per quanto riguarda la struttura, diciamo, la casetta piuttosto che il gazebo, il camino per fare le grigliate in compagnia, quello ci penso io, perché è il mio lavoro, quello io sarei ben disposto a farlo. Benissimo, e forse questa è la volta buona perché... è già da un bel po' che con gli associati vogliamo fare qualcosa di medio e a lungo termine, perché le associazioni servono per... cosa sono le associazioni? Ne ho parlato un sacco di volte. Non è la palestra che fa l'associazione o quella cosa lì a scopo di lucro che scrive associazione. L'associazione è un'associazione di persone che mettono all'interno tutto quello che possono, che hanno imparato e che impareranno a disposizione degli altri. È fratellanza, sono persone che vogliono crescere insieme, perciò finalmente forse è la volta buona, e adesso è la volta buona perché poi quando si sbloccherà questa situazione si partirà e chi c'è c'è e si chiudono le porte, ok? Perciò in questi momenti bisogna decidere. In questi momenti bisogna mettere qualcosa del proprio per acquistare questo terreno. Però vi dirò, non è difficile mettere 1.000 o 2.000 euro a testa per acquistare questo terreno. Ma la cosa più difficile non è questa, ve lo assicuro, perché non è la cosa... La cosa più difficile è quella di mantenere e mantenere il nostro ideale. Quella, la cosa più difficile è anche quella di essere... ogni anno all'interno dell'associazione, perché il terreno non viene acquistato a nome mio e se voi andate via rimane a me o Davide, viene intestato all'associazione e per i figli futuri, per i figli e per tutte le persone che hanno quegli ideali di crescita. Questa è l'associazione vera, ok? Non è business camuffato per non pagare le tasse. L'associazione è creare una banca intoccabile da chiunque, dove all'interno mettiamo delle cose
E quelle cose ce le condividiamo. Scambio di oggetti, di mobilia, un magazzino dove poter realizzare qualsiasi cosa su misura. Ok, perciò faremo all'interno anche delle attività, tra virgolette, io non lo chiamo lavoro perché la parola lavoro, forse la gente non ha letto montagne di libri come me sul lavoro e non è stato anche sindacalista aziendale come me. Lavoro è una parola brutta, io lo chiamo occupazione, ok? Perché il lavoro è una parola brutta, occupazione. Perché sono veramente poche le persone che fanno un lavoro che amano, che gli piace. La nostra è occupazione. A Napoli lo chiamano fatica. Ecco, occupazione. Davide, adesso vi parlerà Davide, no? Vado io a prendere la No, non sono pizza. fatto per Vai, parlare vai, modo, parla. dai, io Parla con il cuore. Perché a queste persone gli interessa il sono cuore. fatto più per i fatti. Ecco, raccontagli, ringrazia le persone per quello che hanno fatto. La raccolta fondi. Dove cavolo è qua il Io ho giubbotto? scritto stamattina una cosa che a volte non riesco a stare zitto, E non ma dire brutte parole, no, no. Lo sai, mi conosci, che cazzo. Ci sono state muoviamo. tante associazioni, facciamo qua, scriviamo, 3 mesi non ho visto nessuno. Con Raimondo abbiamo realizzato, iniziato lui tanto tempo fa, mi ha sempre voluto coinvolgere. Adesso indirettamente mi sono trovato nella situazione di far parte di questa comunità e sicuramente io non ne uscirò più da queste cose perché è sempre stato un ideale nella mia vita quella, come diceva lui, il lavoro, l'occupazione, la dipendenza da chi, da che cosa. Noi siamo autosufficienti. Io potrei, beh, lasciamo perdere adesso che arriverai. Ringrazi tutti, Davide. Hai visto quante brave persone che ti hanno aiutato? Assolutamente, no, ma l'ho appena detto, l'ho appena detto, dai. Bene, dai, comunque faremo tante cose insieme. Ho anche detto in altri video che con le persone che hanno donato abbiamo preso i nomi e quelle persone lì praticamente. Noi ci saremo per loro, ci saremo noi e la cosa bella di una raccolta fondi è che tutte le persone vedono chi dà, chi è generoso e chi è pronto, a fare per gli altri. E poi si crea un piccolo gruppetto di persone, io le chiamo persone del fare. Perché persone del parlare ne ho conosciute tante, di progetti ne ho fatti, ne ho inventati, ne ho seguiti a centinaia e di egoisti ne ho conosciuti tanti. Cosa vuoi dire? No, basta, io non sono ma quando nemmeno io sono per parlare, io sono uno di fatti. E quando parlo, molti dicono che faccio male. Faccio male perché metto, forse perché sono un personal trainer, di origine personal trainer di bodybuilding, perciò tanti anni fa facevo male ai muscoli per dare dei risultati, poi ho cominciato a fare mental training, ringrazio tutti i miei maestri, specialmente i miei maestri che mi seguono. E che mi vogliono bene. Uno è il dottor Cardano, che è veramente, veramente uno dei pochissimi maestri che segue uno dei suoi allievi, il mio caso, mentre altri maestri sono stati i miei maestri, li ammiro, li voglio bene, ho imparato tantissimo da loro, però non gliene frega un cavolo neanche quando gli metto il mi piace. Vabbè, però quella lì non c'è problema. Questa è gratitudine, eh? E niente, adesso noi mangiamo.
Ne ho approfittato a fare questo video live perché, come sapete, è anche difficilissimo oggi incontrarsi. E niente, poi finalmente volevo veramente farvi vedere Davide. Lui sta benissimo. Il mio cucciolone. Questo è il cucciolone, eh? Questo è il cane più buono del mondo, vero? È giocherellone. La pizza. È giocherellone. Vai a sederti adesso, lì. Seduto lì. Però gli vorrei insegnare a usare l'aspirapolvere. C'è un modo per... Seduto. O mettere... Legargliela. Lui cammina praticamente... Mettere le ciabatte quando entro in casa. Ah, quelle lì che attirano la polvere, vero? Mettere le ciabatte. Vero, E non lasciare impronte. Ah, cioè, ma anche un qualcosa di attirapolvere... E lui praticamente mentre cammina tira la polvere, certo, e pulisce. Bisogna... Bravo, quello lì. Va bene, dai. Allora, vi voglio bene, vi ringraziamo veramente tantissimo. Adesso questo video lo lasciamo... cioè, questa diretta la lasciamo come video, che si può vedere. Grazie al gruppo Ecovillaggi Cugnoli, che non vediamo l'ora veramente... di andare in Piemonte a fare questa esperienza. Qualcuno non vede l'ora di venire lì in montagna a fare il bagno in piscina, però attenzione, si chiama esperienza di ecovillaggio, ok? Non si chiama esperienza di albergo o esperienza di divertimento gratuita, ok? Si spacca la legna, poi fa il bagno. Bravissimo, prima spacchi la legna. Fuoco. Bravo! E quel bagno. Perciò se odiate i vostri genitori o se odiate le persone che vi dicono di fare qualcosa, non venite con noi, ok? Perché da noi c'è cooperazione, sul vero senso della parola. C'è chi accende il fuoco, chi fa la griglia, bravissimo. C'è chi apparecchia la tavola, c'è chi cucina, c'è chi taglia la legna, come abbiamo sempre fatto. Chi porta il vino? Chi porta il vino? Chi lava i piatti? Chi lava i piatti? Ognuno fa il suo, ok? E quella è la cosa bella. E la mia intenzione non è quella di creare solo lì all'ecovillaggio per tagliare i cugnoli, ma quello di creare in tantissimi altri posti, perché vogliamo fare qualcosa in Toscana, vogliamo fare qualcosa in Sardegna. Vogliamo fare altre cose ancora lì in Piemonte, dove ci hanno invitato anni fa, che ci davano... Lì è proprio gigantesco. Però bisogna essere attrezzati. Cioè, bisogna avere... È buono che questa associazione abbia dei mezzi propri, abbia un generatore di corrente, abbia uno spazio proprio dove poter mettere 3 roulotte, 4 roulotte, 2 casette in legno. Abbiamo comprato in tanti anni tanta attrezzatura, ma l'abbiamo distribuita nei posti che ci danno di incomodato d'uso. Ma noi vogliamo veramente comprare un posto nostro e lo dobbiamo comprare insieme, perché se lo compriamo solo in due non va bene. Se invece lo compriamo in 100 persone... Quelle 100 persone rimangono legate a quel posto perché hanno messo del loro, e se quel posto gli succede qualcosa, siccome hanno messo i soldini, allora vengono, perché chi non mette nulla non gliene frega poi di abbandonare il progetto, cioè non gliene frega poi se il progetto va a quel paese. Ecco perché dico cooperazione etica, cooperazione senza egoismo. Bisogna finalmente, grazie Davide, bisogna finalmente cominciare a combattere contro la nostra mentalità egoista e diventare altruisti. Bisogna combattere contro la rabbia e stare nella frequenza dell'amore. Bisogna combattere contro quel desiderio che ci hanno insegnato già da ragazzini di superare gli altri o di sottomettere gli altri o di avere più degli altri. So che non è facile, ecco perché sono anni e anni e anni che consiglio
regalo e faccio avere a un decimo del prezzo dei corsi di formazione. Ok, io non so, non ero anni fa un venditore di corsi di informazione, perché non ho messo un centesimo in tasca, ci ho sempre rimesso. Però la formazione serviva per capire oggi. Perché tutti vogliono andare o tutti vogliono vivere liberi in un ecovillaggio. Però se non sapete fare nulla, non avete imparato nulla e siete egoisti in un ecovillaggio, non ci andrete mai. Se sei d'ascolto, Roby, grazie. Ah, un regalino. Da, Roby. Grazie, Roby. Chi è Roby? La conosco o non conosco? Roby di Usmate Velate. Ah, Roberta. Ah, Sara. Grazie, Roberta. Grazie, veramente. Roberta è una del gruppo Esperienza Ecovillaggio Cugnoli. Allora, alcuni gruppi sono su Facebook, alcuni gruppi più stretti sono su WhatsApp, ok? Ci sono tanti gruppi, ma il mio intento è quello di convergere tutti questi gruppi verso la cooperazione etica. E sapete qual è la cosa veramente che mi fa rabbia e poi chiudo? È che tutti oggi pensano di stare dentro una sfera d'oro o di vetro, ma vi posso assicurare che nel giro di un mese, di un anno, due anni, tre anni, a tutti può capitare di andare sotto. Il crollo. Il crollo. E se non hai creato il tuo conto in banca, ma la banca è come associazione, non la banca come quella lì, perché il direttore, se tu crolli, chiude tutto, non viene ad aiutarti. Anche se tu ogni mese hai messo 3-4 mila euro, se tu crolli, quello della banca non ti aiuta. Ma se tu hai messo del tuo dentro un'associazione, ok? Ti aiutano. Ok? Perciò quello che voglio dire è che questa persona qua, due anni fa è morto il padre, poi ha perso il lavoro e poi ha perso la casa. Prima aveva perso la mamma e prima ancora ha perso il fratello. Ok? Perciò non capitano le cose solo agli altri e gli altri non sono così. E qua uno. E anche a te può capitare che ti portano via tutto. Puoi non andare a dire gli amici non esistono. Sì, gli amici del bere non esistono quando hai bisogno. Gli amici della sala da ballo o del bar non trovi. Gli amici della solidarietà e gli amici delle raccolte fondi, quelli li trovi sempre. Comincia ad investire lì. Ciao a tutti, adesso noi mangiamo. A presto. Fate quello che dovete fare, non vi diciamo niente.